Si vede? Sì. Ciao ragazze, eccomi, sono tornata. È tantissimo che non giro un video e perché proprio non ho avuto tempo. Adesso mi devo preparare perché devo uscire, quindi sono di fretta anche adesso, ma lasciamo perdere. E ho detto facciamo, mi preparo con voi, infatti mi devo muovere, già non trovo niente di quello che mi serve, vediamo qui che c'è. E volevo però farmi una chiacchierata perché insomma ho tanti video da caricare che sono vecchi e credo che caricherò dopo di questo perché insomma vi spiego un po' la mia assenza senza farvi vedere video che poi casomai si vede che sono girati prima. E vi spiego il motivo perché arrivano questi video già girati da parecchio. Perché insomma, praticamente luglio è proprio volato, cioè non me ne sono proprio accorta che era finito perché praticamente il 19 mi sono laureata. Chi mi segue su Instagram l'avrà visto, insomma, cioè se qualcuno se lo fosse chiesto poi alla fine perché non mi avete visto in questo periodo. Se qualcuno interessasse, insomma, è perché ho avuto da fare per questo motivo qui. Quindi, tra i preparativi della laurea, la tesi, tutte le cose annesse, le ansie annesse, YouTube proprio è stato l'ultimo dei miei pensieri. Secondo tinta ho utilizzato questo che non uso dalla preistoria. Poi, praticamente, 10 giorni dopo si è laureata mia sorella. Quindi, diciamo, altra valanga di emozioni e quant'altro. Poi, il 30 luglio ho cominciato a dare ripetizione a un ragazzo. E quindi oggi è 3 luglio, mi sembra. Sì, 3 agosto, giusto? Sì, 3 agosto. E, insomma, non ho avuto un attimo di tregua. La mia stanza dietro fa schifo. Il bello è che la GoPro ha una prospettiva tipo di 120 gradi, quindi si vede ancora meglio quanto schifo fa la mia camera dietro. Ma basta che insomma vedete un po' qualcosa, ascoltate un po' le mie ciance, perché così ci facciamo un po' di compagnia. Oggi pomeriggio quindi esco, mi disto al telefono perché in mezza fa caldo. Non un caldo eccessivo come quello che c'era a Pescara, però insomma anche qui si sente un po' agosto, come giusto che sia. E niente, che mettiamo sugli occhi? Vediamo un po'. Volevo fare tipo un trucco sul verde, però non so come andrà a finire. Diciamo che inizio con la piega qui dell'occhio con questo ombretto che c'è? Eh sì, mo alle 4 hai detto Vincenzo mi devo avvia. Arriva dopo le 4, lui alle 4 e 10. Vedete, non si possono girare. Poi insomma, casa appunto, comunque c'è gente che rompe e quindi i video appunto li ho dovuti un po' mettere da parte. Ok, guardate quanto è bello questo ombretto, cioè a me piace tanto. Poi praticamente, che vi stavo dicendo prima di essere interrotta, non so se anche i vostri genitori, voi dovete uscire, se mai devono uscire loro che vi mettono l'ansia. Non so nemmeno fin quando mi durerà la batteria perché ho visto che era quasi scarica. Vabbè, volevo fare un trucco sul verde ma credo che lascerò tutto così. Nella parte interna dell'occhio ho messo questo colore qui, questo della palette, questa qui, e
Metto il rimmel, questo qua è della Lancôme, se tutto tra l'altro cancellato, ma era l'ipnostrama. E questo vi dicevo che mi piaceva parecchio. In realtà una base di rimmel già ce l'ho perché sono uscita stamattina e quindi già l'avevo messa. Senti, metto un po' di blush e siamo a posto. Questo qui della Essence che non fanno più, però è molto carino. Ok, vedete, in 2 secondi ho finito il trucco, proprio perché in questo periodo, essendo sempre di fretta, mi sono super esercitata a fare le cose random. No, random, in velocità insomma. E vi voglio far vedere questo che ho preso, questo rossetto di H&M, la Stango, che è questo fucsia qui. Guardate quanto è bello, poi mi piace con questo verde e si stende super facilmente. Ok raga, questo video che voleva essere un video tranquillo, tra di chiacchiere tra ragazze, o per drammatizzare un po' il momento, è diventato un video ansiogeno perché c'era mio padre sotto di rompere, quindi non mi sentivo libera di parlare. Però insomma diciamo che spero che almeno il trucco vi sia piaciuto, come fare un trucco random il 3 di agosto. Non penso chiamerò così questo video, però non lo so, può darsi. Se vi sono mancata almeno un pochettino, lasciatemi un like. E niente, io mi caricherò anche i video che ho girato tempo fa. Spero che vi piacciono lo stesso. Anche perché dovevo finire di caricare anche quei video di prodotti finiti e quant'altro. E proprio il mio canale ultimamente è all'abbandono. Però spero di tornare più forte di prima. E che insomma voi continuate a seguirmi nonostante tutto. Ciao ragazzi.